Non. Bentornati nel mio canale O benvenuti nel mio canale Io sono Valuccia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio della nostra Klepto Addicted La nostra Ilaria, come potete vedere È al pancione che ormai Terzo trimestre fra 18 ore è bello importante questo pancione qua. E c'è la nostra Summer che invece sta ancora riposando. e eh, ragazzi, anche lei il suo pancino. Che non è poi tanto ino. Anche lei fra 22 ore. Quindi diciamo che partoriranno. Mm, ravvicinate, ecco. Machi, cioè, noi due non è sempre corso buon sangue. Machi è Natale, ti prego, capisco. Queste botte di. Eh, cioè. Voglia di far pace, ma non è il caso, ecco. Dunque, caro, sei sveglio già? Oh, che meraviglia. Dunque, ecco. Buon Natale a tutti e ripara sto coso, va. Vi ricordo ragazzi che il nostro Arsenio sta lì lì per abbandonare questo mondo e ora la domanda è: ma riuscirà Arsenio ad assistere alla nascita di suo figlio/figlia? barra Perché io non ho proprio idea se nascerà un maschietto o una femminuccia, non lo so. E questa cosa, ragazzi, vi dico un po' la verità, mi mette tristezza perché comunque Arsenio non ha avuto proprio una vita facile, se l'è anche cercata, eh, quindi per carità. Però Proprio adesso che cercava, che no, mettere la testa a posto, che è cambiato, che sta cercando di rigar dritto, magari mi schiatta quando non deve. Quindi è una cosa veramente triste se fosse. Allora, tu volevi guardare il canale sportivo, peccato che arrivando qua trovi tuo suocero, che invece si piazza davanti alla tv, chi fa prima è lui, visto? Te l'avevo detto. Che invece vuole vedere il, il TG. E quindi dici, vabbè, va... Tanto, come al solito, non ho mai il controllo del telecomando. Eh, lo so, caro, mi dispiace tanto. Aspetta, oh. perché la colazione grandiosa mm. è praticamente mm. pronta ormai. Quindi chiama al <ride> pasto grandioso. Anzi, <ride> non chiamare ancora al pasto grandioso. Perché la nostra, secondo me, visto che è festa, vuole invitare nel lotto attuale chi? I suoi figli, che io tuttavia avevo trasferito. Non capisco perché non. Vabbè, invita tanto Cristina. Ma non è che i tuoi figli sono nei paraggi tesoro, perché... Aspetta, facciamo così. Vediamo un modo pratico ragazzi di scoprirlo, perché se sono nei paraggi al che andiamo a creare un gruppo dovremmo averli in mezzo al pelo, invece no. Ma proprio neanche per niente. Allora facciamo una cosa. Possiamo, ecco, entrare in un club. È il primo club ragazzi che facciamo con... Uh... La play, quindi inserisci un nome. Lo chiameremo semplicemente famiglia. Molto semplice, aperta a tutti ma neanche per il pero perché voglio dire... Eh, solo su invito, ovvio, no? Ma nessun ritrovo del club, nessun requisito, direi soltanto di aggiungere poi i membri. Allora, io metterei Leonardo. Tommaso, Giorgia, Cristina... E mi sembra nessun altro, basta. Quindi facciamo una bella cosa, non chiamarla nemmeno Cristina, perché noi creiamo il club. Credimi, è la soluzione migliore. Aspetta un attimo, lascia fare. E iniziamo il raduno. Vai. Vabbè, i consigli per il club ora non, non ci interessano. Sì, vabbè, consiglio seguente. Bla bla bla. C'è chi arriva prima, c'è chi arriva dopo. Ragazzi, insomma, stanno arrivando tutti. Piano piano arriveranno. E la nostra, sì, eh, ragazzi, è Natale. Vuole un attimino no? festeggiare? Questa idea ci tiene decorare. particolarmente. Vuoi decorare? Tesoro? Dai, vieni qui. Eh, non permesso, negli, appa negli appartamenti. Peccato. Veramente peccato questo, ragazzi, che non, è, non si è permesso negli appartamenti. Eh, cara mia, mi dispiace veramente tanto, non si, può, non si può fare. Però una cosa positiva è che puoi prendere... Puoi invitare tutti al pasto grandioso, non è una, una cosa meravigliosa, quindi... Vai... Uh, ma che sabota il cibo, ti prego. Chiama il pasto grandioso. Forza, tutti. Sveglia. Sveglia, patata, svegliamo anche Summer. Questa si apre il frigo. Tesoro, va bene. Ah, stai buttando i piatti sporchi, ma che carina. Già stavano per partire insulti, ragazzi. Poverina, senza che li meritasse effettivamente. Allora, caro, vai a mangiare che tua figlia ha preparato e direi che è proprio il caso di nutrirsi. Forza. Summer, tesoro, però, torna in vita, ti prego. risuscita tesoro, dai. Cara, però lo sai che dovresti sedere. Ecco, tutto lo sforzo è stato vano, ragazzi. È stato vano, vabbè. Apprezziamo il tentativo, dai. Oh, vieni qui a prendere un... una porzione, tesoro. Vieni. Prendi una porzione. Che meraviglia. Chi ti chiama, caro? Perché io temo, eh? Andiamo in città. Ma tesoro, ma ti abbiamo. Ma, ma, ma veramente? Ma scherziamo? Ma ti abbiamo invitato qua con il gruppo, ragazzi. A me non ho parole. Cara mia, fai così, ti prego, sediti insieme. Dai. Qui ognuno mangia dove però gli pare. Queste sono sempre le soddisfazioni, ragazzi. Proprio siamo tutti molto soddisfatti. Neanche una colazione insieme riuscite a fare, ma possibile, arsenio. Questa si siede dove nessuno... Vabbè, ragazzi, non ho parole. Fate un po' come però vi pare. Perché sono a dir poco sconvolta. Ecco, quella svanisce. Io non ho parole. Sedetevi. No, si è seduta qua. No, 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 non la disturbare, per carità. Siediti qua, siediti. Dammi retta, ascoltami, siediti. I tuoi figli, tesoro, hanno sabotato le feste. Mm, no, altro che i pasti. Non si degnano proprio di farsi vivi. Mm, vabbè che si sono appena trasferiti. Magari questi ragazzi vorranno festeggiarlo per cavoletti loro. Però non lo trovo molto carino comunque, Eh, vabbè, dettagli. Allora, dunque. Prego, patata. Quando passerà sto calore, ragazzi, non se ne può più. Allora, dunque, che hai tesoro? Il plumbo girato. Che succede? Eh, le nausee mattutine, eh, lo so, tesoro. È triste come cosa. Però vedi, decora lo dà. Da. Mm, sì, dai, non è andata male come cosa. Arriverà anche babbino più tardi, quindi vediamo il lato positivo. E sei contenta, patata? Non vai, non vai a scuola! Non è meraviglioso? È come se ci andassi spesso, vabbè. Oh, ok, sono tutti molto felici, che bello. Vedete, lei ci tiene come all'apertura dei doni. Ecco, i doni effettivamente non li abbiamo aperti, cara. Cioè, non li abbiamo proprio presi, però vabbè. Dettagli, allora dunque... Arsenio potrebbe essere il tuo ultimo Natale, vieni qui, cerca di coinvolgere, ecco... Um, decora con base di tessuto dell'albero, fiocco di neve bianco e dorato. Ma no, dai, fiocco di neve bianco e dorato, con tua nipote. Puoi farlo con tutti? Dai, fallo con tutti, non ce la farete mai, perché lo sappiamo già da adesso, però il tentativo, su, apprezziamolo. Cara, ma tu fai la cameriera? Cioè, non è... Vabbè, apprezziamo lo stesso. I tuoi figli, dicevo, non si fanno vivi neanche per finta, però apprezziamo comunque. Chi è qua? C'è lo sporco, vabbè. Oh, guardateli ragazzi, guardateli. Eh, guarda come si mettono le decorazioni, ma veramente bisogna metterle con più calma. Dici che questo è il sistema? Ma certo, dammi retta, e loro guardano... I mariti un po'... Vabbè. Sconvolte, perché giustamente, ragazzi... Eh, voglio dire, no? Ammira le luci, tesoro. Dai, che non ci sono ancora. Quindi non so cosa cappero stai ammirando, però va bene. Poi, decora con... Uh, il puntale. Moderno blu e bianco, moderno rosso e bianco. Ma sì, rosso e bianco, dai. Con lei. Con tutti, dai. Con tutti. Dai cara, puoi farcela? No, non è vero, non puoi farcela <coughs> Scusate ragazzi, ci pensa? Chi ci pensa? Nessuno Stata una finta? Vabbè Jacopino, ti prego Dammi retta, pensaci tu Pensa tu al puntale, ti prego Tu e Arsenio, dai Le, le mogli vi guardano, vi osservano Non puoi sabotare l'albero tesoro Ammira le luci, dai Anzi, fate una cosa voi, cantate insieme. Perché la vedo una bella idea, questa. Canta insieme, ecco. Le signorine cantano. Dai, ce la faranno, ragazzi, a decorare un albero di Natale? Perché io la vedo già tragica, vi dico la verità. Però su bisogna avere fiducia. Eh. Anche coordinate col balletto ragazzi eh Bravissime bravissime Allora poi Decora Con Ghirlanda Nastro, rosso e dorato ovviamente Con il suocero Questo ragazzi pure l'albero deve fare col suocero Pensate quanto è felice Sei amichevole con Ilaria va bene dopo tesoro Sei molto felice approfittane di questa felicità Ma come l'hai messe? St'albero è una monnezzata Eh lo so, eh lo sapevo Sapevo che si sarebbe scatenata un po' qua Una guerra fra sti due Perché ragazzi non eh, Non vanno molto d'accordo Dai rosso e oro Sempre con Arsenio, dai Anzi quest'ultimo Lo facciamo fare ad Arsenio ragazzi Che potrebbe purtroppo lasciarci Molto presto Pensaci tu, Arsenio Da solo No, vabbè, uno Vabbè, giustamente, dai Dai, con Jacopino Anzi, togliamo Jacopino, ragazzi Perché è esaurito Basta Con tua nipote ce la fai? Ma guarda, secondo me la bella di nonno per come la eh, um, Allestito tuo padre Stalbero è una ciofega Va bene, ok Grazie, eh Patata, guarda, vai, dammi retta, mm, salvati da tutto ciò, vai a, a prepararti, ecco. Fatti una bella doccia. Perché sì, ragazzi. Vogliamo scendere un po' a tutti, andare fuori. No, questo ancora sta sbroccando contro l'albero. Arsenio, fattene una ragione. Però, oh, vorrei, dai, come dire... Ha... Fermi, ma chi è? Però? che look, Martina Mancini, complimenti. Proprio la prima cosa che hai trovato nell'armadio, si vede? Brava! Ok, no, dicevo, vieni qui perché dovresti creare angeli di neve insieme. Jacopino è pronto? Dai! Poi va qui anche Jacopino una volta che sarà pronto. Vai qui anche tu, patata. Quando è finito, Summer, raggiungici anche tu. Arsenio ovviamente dice ma io in bagno non ci posso andare mi avete rubato No caro non preoccuparti ora, ora andrai anche tu fermo fermo ora andrai anche tu Oh che bell'albero ragazzi dai ce l'hanno fatta Arsenio fai una cosa però prima di andare in bagno scusami eh Colloca il cumulo di doni sotto l'albero perché questa sera Giusto Arsenio? Arsenio caro l'albero è dall'altra parte Beh ragazzi sono sconvolta è inutile dirlo perché tanto ormai lo sapete dai, colloca Stidoni e poi vai a farti una doccia. Noi andiamo con Ilaria. Mi auguro, riuscirà. Oh! Tutti qui avanti, guardate che pancina! Anche la nostra Summer. Ti sei fregata le cose? Bene, mi fa tanto piacere. Quindi, vai, create angeli di neve! Questo però tesoro mamma mia Vabbè lasciamo stare State arrivando Perfetto Allora Tu tesoro vuoi costruire un pupazzo di neve Con un altro sim quindi Una sopra l'altra e viva le fusion Pupazzo di neve con Lo fai con papino perché ovviamente con Jacopino Dai Lei sta aspettando Arsenio ragazzi Che se si decide di arrivare Ci fa un favore quindi dai sbrigati Arsenio Su manchi solo tu Oh, brava tesoro. Amoreggia con Jacopo. Ecco, sono queste le, le gioie. No, non è il momento. Fatti passare sta botta d'ormonale. Perché questi sicuramente, ecco, sono gli ormoni. Però io vorrei tanto invece che. Fai uno scherzo ad Aurora Vabbè, ragazzi, non ho parole. Ma scusi, si sta fregando la. Vabbè. Che devo dire, ragazzi. Que Arriva sempre solo lei. I figli non, non, non si vedono. Vai qui insieme tutti che hanno poi scelto lo stesso look, qua, eh. Notare hanno scelto tutti lo stesso look quindi, cara. Fai una cosa, fai anche tu. Uh... Ecco pupazzo di neve insieme. Qualcuno si degnerà. Oh, Arsenio ha deciso di raggiungerci. Quindi tesoro, cosa volevi fare con Arsenio? Oh, vuoi stringere Arsenio? Certo, tesoro, perché sei felice bacia sotto il vischio, ovvio, vai. Eh, questa è più una mossa d'Arsenio, ma Sammer ha imparato ormai, ragazzi. Ha imparato. Eh, guardatelo. Stringi, stringi. Ma Arsenio, ragazzi, c'è una cosa importantissima che vuole fare. Perché, insomma, sa che la fine è vicina. Quindi... E sarà ancora più vicina se non indossa qualcosa di pesante. Arsenio, beh, non lo so, sei boh. Capisco l'età, ma non, eh, non esageriamo adesso, eh? Non hai scuse. Perché vedete, sì, il nostro vuole chiamare qualcuno al telefono. Eh, vorrà più che chiamare, non solo chiamare, ma anche. Eh, perché ora chiacchiererà con, per esempio, Maki. Perché la vuole invitare qui, ragazzi. Voi direte, cappero. Pericolo nell'aria, eh sì, potrebbe anche essere term effettivamente, term però perché ragazzi vuole fare una cosa del genere? Perché ora che ha messo finalmente la testa a posto, guardate intanto che, che carino, ragazzi è troppo tenero, ora che finalmente ha messo la testa a posto ragazzi, ha capito che non è più il caso di fare lo splendido. Quindi invita la tesoro perché non ci chiacchierare due ore, invita nel lotta attuale. Invita Maki, vuole invitare anche Ira e vuole invitare anche Rieko. Insomma, praticamente abbiamo capito che forse cerca la, la fine, ragazzi, la morte. Vabbè, no, speriamo di no. Allora, fai uno scherzo a tua figlia, tesoro. Visto che ci tieni tanto, non siamo a carnevale, però vabbè. Cioè, voi non siete a carnevale, più che altro. Allora, uh, chiedi se è stata buona o cattiva. Ovviamente, lei dirà che è stata una santa, ma non è vero? Oh... Sono già qui, perfetto, allora ferma così perché uh, Malizia penso che per... Getta la neve, dai, forse va bene questo come scherzo, ragazzi, non so, vi dico la verità. Quindi fai una cosa, tu vuoi chiacchierare, bene, vieni qui, fai un pupazzo di neve. Anzi, disputa una lotta di palle di neve con Jacopino, con Aurora, con Ilaria... Gioca con loro a palle di neve perché adesso il nostro Arsenio, ragazzi, che ci crediate o no, farà una cosa importantissima. Azioni, forma un gruppo e all'interno del gruppo inserirà Rieco e Maki per ora, perché ci sono solo loro. Verrà qui, magari non vicino a tua moglie perché te lo sconsiglio fortemente, caro, e andrà con loro qui. Dai, qui. Qui. Quindi vai qui insieme. Perché è arrivato il momento di chiudere. Ha delle relazioni in piedi comunque, no? Con queste donne. Lui vuole porre fine. Vuole fondamentalmente, ragazzi, chiedere... Tommaso, vabbè, io non ho parole. Non capisco perché non... non vi unite alla vostra famiglia. Sono, sono sconvolta. Vabbè, lasciamo stare. Vuole chiudere definitivamente questa le, le sue relazioni... E di conseguenza, ragazzi chiedere è arrivata anche l'altra eh, Ira tesoro. Dai, chiedere comunque alle sue um, dame, chiamiamole così. Quindi vai qui insieme così ci raggiunge anche Ira di rimanere soltanto amici, perché eh, perché, ragazzi, comunque ci sono dei figli. Di mezzo e per amore dei suoi figli, perché non sa, ragazzi, se riuscirà mai a conoscere anche tu, tesoro. La prima cosa che hai proprio nell'armadio, bene, mi fa tanto piacere. Se riuscirà mai a conoscere suo figlio o sua figlia che deve ancora nascere. Però vuole <ride> non farti. Lascia perdere. Dammi retta, non, non impelagarti in situazioni sgradevoli. Uh -huh. Lei è già triste. Ecco, il colpo di grazia, proprio, vai. Capisci, io ho fatto un errore all'epoca. Mi dispiace tanto. E lei, va bene, ok. Non perderò il mio lavoro, vero? Insomma, ti sei comportato in modo così pulito. Lo apprezzo molto, Arsenio. E lui, ma no, certo che non perderai il tuo lavoro. Ci mancherebbe, eh, beh, come minimo, tesoro. Allora, dunque, dai, chiedi di essere solo amici anche a lei. Fai romanzia, eh, sì, poi fai romanzia, tesoro, perché direi che è il caso. E quindi, sì farò alla fine in modo ufficiale a queste relazioni. Ce la state facendo voi, sì? Oh, ti sei riappropriata, vedo dell'argilla, bene, mi fa tanto piacere. Sicuro che vuoi concludere la tua relazione? Non concluderla vicino a tua moglie, dammi retta, lascia fare. Ecco, anche con l'altra, va bene. Dai. Proprio, ti stai appartando Che è? Vicino all'altra, ecco, eh, sì. Olè, falle capire che avevi in piedi più di una relazione, dai. Che gioia. Bravissimo, Arsenio. Bravo, così si fa. Che è qui? Chiacchiera con Rieco, ma... Se si sbriga! Rieco, stiamo aspettando solo te. Uh -huh. Vedete, io... Sono un uomo nuovo adesso. Forse quando ti avvicini alla fine della vita... Capisci ciò che è veramente importante. E la famiglia... Per me è tutto. Guarda che c'è Babbo qua. Vai qui insieme che devi chiudere la tua relazione anche con quell'altra. Basta chiacchierare e ciarlare fermi tutti. Qua, ragazzi, è una, una tragedia, fermo. No, non devi andare a casa. Chi è, Tommaso? Hai rotto il pelo, Tommaso. Potevi venire qua. Chi se ne frega ora di te, detto proprio francamente. Eh, scusami, eh, ma potevi raggiungerci. Costruisci un pupazzo di neve con tua moglie, dai. Mentre questo qua invece cercherà ovviamente di chiudere anche con l'ultima. Ce la faremo, ragazzi. È un'impresa. È un'impresa. Rieko non vuole. Forse Rieko ho già capito. Però eh, forse non vuole accettare la cosa, ragazzi, non lo so. Sbrigati, Rieko, perché stiamo qui. Mh, ad aspettarti da 54 secoli, direi che non è il caso. E chiedi di essere solo amici, dai. Vai Arsenio su Notare però ragazzi che almeno lei A parte le scarpe orrende ha abbinato anche la collana Quindi la co le cose si fanno serie qui Vedete l'altra è uscita fuori devastata Da tutto questo E lei va bene guarda Tanto non ho mai creduto In questo rapporto Ecco Eccola lì eh beh, una che doveva prendersela. Pensi di essere dolce come un muffin? E invece non è così. Ti sei addirittura sposato. Eh? Cos'è per te? Un gioco? No, guarda, non è un gioco. Non vedrai mai più i miei mutandoni a cuore. Va bene, fattene una ragione. Alla faccia dello spirito natalizio sta dicendo lei, eh? Lo so. Lo so, lo so. Mi dispiace tanto. Quindi, caro mio, sciogli il gruppo. Perché azioni... Ecco, sciogli il gruppo, grazie mille, è stato bello, anche no, dettagli, vabbè, abbiamo capito. Allora, adesso vieni qui e crea un angelo di neve. Vai. Tu cara, come sta andando? Stai ancora giocando a palle di neve? Ok, perfetto, mi fa tanto piacere, ti diverti? Va bene così. E quindi il nostro, ragazzi, sì. Guardate quanti pupazzetti, guardate quanti ne avete fatti ragazzi. Stai attenta tesoro, sei una donna incinta, ma... Ragazzi io non ho parole. Non ho davvero parole. Oh, sei amichevole con ilaria, vai qui, vai. Forza. Chiedi, ecco, la data di nascita prevista. Oh, Arsenio, vedete, si sente libero ragazzi. Finalmente è libero, ha detto la verità. Fai romanzia con Summer, va bene tesoro, vai, fai romanzia con Summer che sicuramente è meglio. Basta. Qua si stanno spanzando da ridere ragazze, è una cosa allucinogena. Allora dunque, amichevole. Vediamo un po' di... Volevo farvi fare romanzia ma non se ne parla ragazzi, vabbè lasciamo stare. Perché in realtà direi che è arrivato anche il momento, visto che sono le otto passate. Babbino Natalino, dove è andato? È in casa? Eh sì! Patata, vieni a conoscere Babbo qua. Dai, dileggia il disagio, tesoro! No! Vieni qui, per favore! E poi ovviamente, apri doni con Con la tua famiglia. Non riuscirete mai, eh? Perché posizionato in quel punto lì mi rendo conto... Eh... Però vedi c'è Babbo che sta mettendo, nonostante il disagio, i doni. Non è una cosa meravigliosa, tesoro? Babbo, ma non mi hai portato monnezzate, vero? Regali seri, spero? Eh, tesoro, speriamo di sì, perché tu sei molto severa sui tuoi regali. Quindi che Babbo abbia scelto bene, perché altrimenti la vedo male per lui. Forza, tutti ad aprire i doni? Babbo non metterti qui, capisco la disperazione però... Dai, <coughs> fai una presentazione amichevole anche tu con il babbo. Chi ci tiene a conoscere, babbo? No, tu non particolarmente, tu? Non te ne frega un pero, tu? Beh, uno che forse è più vecchio di te, giustamente lo capisco. Allora dunque vai. Lotta con Babbo e Verno per i doni, no, dai. Fai una presentazione allegra. Oh, avete ricevuto, dai, Arsenio, un co una coppia di libri mega. Che bello. Sidrollina, non so a che cappero ti serva. Però dettagli. Cara, tu cosa hai ricevuto? Spero un regalo gradito. E vai, ole, sì. Vabbè, mm, non si sa. E la nostra nemmeno lo apre, perché non gliene frega un pero, tanto poi la... la Ecco, qua abbiamo sprecato un pasto, ragazzi, io mi dimentico, sono una tragedia. Però, visto che l'appetito non ti manca, tesoro, cucina un pasto grandioso, va. Vieni a cucinare cena a base di tacchino, ovviamente. Perché, ragazzi, insomma, è Natale, no? Ma che ti sei imbucata, cara? Direi che non è proprio il caso. Vabbè, mm, ragazzi, non ho parole, qua c'è chi si in buca, fanno tutto Tesoro, datti una calmata, fidati che è il caso. Una parte per l'aggiornamento idraulico. Senti, l'hai hai fatto testo, regale, uno scherzo. No, ragazzi, non ho parole, non ho parole, non ho parole, vi giuro, questo è uno scherzo di arsenio. Vabbè, chiedi di sentire il neonato, lascia perdere, guarda, lascia, lascia fare perché sei pessimo, caro mio. No, lascia fare, tesoro. Oh. Oh. E chiacchiera con tuo padre Dai chiacchiera ringrazialo Abbraccialo affettuosamente Oh un sauro viaggi Ecco dai condividi l'entusiasmo dai Quindi ragazzi direi che eh, Qui c'è qualcuno però che potrebbe aver fame Fermi eh Fermi perché qui riempi Assolutamente Grazie, la devo rubandare. Meno male, ti sei imbucata a casa mia. Eh, non lo so. E quindi dai, così anche i nostri valentini festeggeranno effettivamente il Natale. Hanno aperto i regali. Hanno incontrato Babbo. Cioè, devo dire che possono essere più che soddisfatti. Quantomeno, sì, lei sarà soddisfatta. Lei sarà soddisfatta. Lei abbastanza Lui assolutamente sì Arsenio pure Quindi dai Summer tesoro Cerca tu di rimediare Presentandoti a babbino Dopo il bagno ovviamente Perché il bagno è fondamentale Dai fai poi dopo una presentazione amichevole tesoro Cara cosa stai facendo? Ecco dai Apri il tuo dono e poi tutti a mangiare. E direi che noi ragazzi possiamo fermarci qua per questo episodio. Ecco eh, Alli, questo è sempre, ti sono messi d'accordo? Bene, una bella burla, penso che qualcuno vi tirerà qualcosa, però vabbè, dettagli ragazzi. Quindi, chiama al passo grandioso la tua famiglia e con i nostri che festeggiano il Natale ragazzi, con l'argo. Ritardo rispetto a noi, eh, c'è da dirlo. Però vabbè, chiama Fugico per mangiare, tesoro. Dai. Direi che noi possiamo fermarci qua. Per questo episodio. Abbiamo visto Arsenio mettere un po'. Mh, doveva no? Mettere chiarezza, doveva sistemare alcune cose ora che la sua fine comunque avvicina, ragazzi. E siamo praticamente. Controlliamo al volo, al volo, ragazzi. Gravidanza, terzo trimestre, fra due ore. Ma che è? Ragazzi, ah, si è scomparso il bambino, vabbè. Fra due ore, il terzo trimestre, ragazzi. Quindi l'altra sarà fra quattro ore, perché ci sono tipo due ore di differenza, se non ricordo male. Se non sbaglio, ah no, sei ore, sei ore, sei ore. Quindi, ragazzi con questa allegra cenetta dei nostri Valentini noi possiamo fermarci qua. Fatemi sapere cosa ne pensate, se l'episodio vi è piaciuto, cosa ne pensate ovviamente della scelta ragazzi che ha fatto Arsenio di mettere, diciamo, un po' a no, sistemare le ultime cose prima di eh, purtroppo ragazzi lasciarci e fatemi sapere se secondo voi Arsenio riuscirà ad assistere alla nascita del suo quarto, scusate, quinto figlio perché ricordiamoci che c'è anche Ilaria. Eh, oppure no. Quindi fatemi sapere veramente ragazzi cosa ne pensate. Ovviamente se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link al canale dei miei amici youtuber. Andate, iscrivetevi, campanelline attive, perché solo in questo modo vi arriva una notifica quando qualcuno di noi pubblica un video nel proprio canale. Quindi mi raccomando ragazzi, ne vale veramente la pena. Che dire, ragazzi, io vi auguro un fantastico inizio settimana, una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo, ormai lo sapete bene, sul Soul Simmers. E non.